Come promesso, io sono andato subito a catturare Matteo Marzotto. Matteo Marzotto l'avevo lasciato alla Gran Fondo del Sale, era veramente tiratissimo e super in forma. E Matteo, ti ritrovo qua nell'Argentario, dove a distanza di mesi eri sei ancora più in forma. Sono abbastanza in forma, sì, mi fa molto piacere che ci rincontriamo. Questa per me è la seconda casa, quindi essere qui è normale, ma è anche un po' un'emozione, perché abbiamo fatto finalmente diventare una gara questa salita del monte. Qua si chiama il monte, tutti sanno che cos'è il monte, quindi questa salita del Monte Argentario è diventata una gara, ma è anche diventato un modo per parlare di fibrosicistica nel mese della ricerca, e quindi assolutamente coerente, e con l'aiuto di Max Lelli, che è, diciamo, un bike tour, un membro d'oro di platino del bike tour, perché li ha fatti tutti, è stato con noi dall'inizio ed è veramente più che un amico della fondazione, ormai è proprio dentro i ranghi ed è un effettivo. Matteo, io in apertura ho detto, ieri sera ero sui social collegato internet, qua leggevo un attimino un'intervista che ti avevi lasciato, parlavi della sorella, certo. E ti dico, mi è venuta la pelle d'oca, perché è un'intervista veramente toccata da vicino, con la tua semplicità con cui descrivevi la vita, no? Tu hai questo trascorso, dove mi è venuta la pelle d'oca, e ho detto a che punto siamo per questa ricerca della fibrosi cistica. Ma guarda, quando è mancata mia sorella Annalisa nell'89, proprio quel mese, il 2 di luglio è morta lei, e entro la fine di luglio si era definita isolata poi la cellula che, diciamo, aveva la mutazione, quindi si è isolata la mutazione. E dal 1989 a oggi la vita media è più che raddoppiata, e credo che Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosicistica in Italia abbia effettivamente portato il suo contributo in questa battaglia. Noi abbiamo da allora, anzi dalla Costituzione, quasi dieci anni dopo, il 1997, abbiamo raccolto 34 milioni di euro, ne abbiamo investiti ormai più di 28 circa, abbiamo selezionato e finanziato 336 progetti di ricerca, abbiamo 550 ricercatori italiani nel nostro network, i migliori, e i giovani li mandiamo all'estero a formarsi, o ci preoccupiamo che poi dopo però tornino. Ecco, quindi Fondazione è una realtà, oggi è la più importante realtà affiancata al Sistema Sanitario Nazionale. Siamo diventati l'Agenzia Nazionale per la Ricerca contro questa malattia, che vale la pena ricordarlo sempre, è la malattia genetica più diffusa in Italia. Matteo, la cosa che veramente mi ha colpito, no, sull'intervista, è la semplicità quando te mi hai detto chi veramente è colto da questa malattia, non le mettiamo in una palla di vetro, perché si può vivere, veramente non bisogna mai dileguarsi nel buio della vita, che veramente che si può vedere i colori anche chi è colpito da questa malattia. Sì, no, il tema è che la malattia è poco conosciuta, pur essendo la più diffusa, e per una sorta di curiosa ignoranza che noi abbiamo cercato di combattere in questi 20 anni, quest'anno appunto cascano i 20 anni della fondazione, e credo che un passaggio importante sia stato fatto. Ecco, ormai anche andare in bicicletta è diventato, in certi momenti dell'anno è diventato un po' sempre ricollegato, anzi anche grazie a voi, grazie ai social, ormai un po' il mio nome e tanti amici, il nome di Max, Davide Cassani, Fabrizio Macchi, Iader Fabri, siamo qui 4-5 e tutti i nostri amici intorno che pedaliamo per far parlare di questa malattia. E la malattia ha una serie di complicazioni su tutti gli organi, ma il più evidente, diciamo, è il malfunzionamento dei polmoni, fino via via al non funzionamento dei polmoni. È chiaro che in bicicletta è particolarmente coerente, insomma, è particolarmente collegato, perché il fiato, insomma, è tutta lì, il motore è quello, quindi no, il messaggio è che con questa malattia si può vivere, si può crescere, si può progettare una famiglia, e naturalmente c'è tanto da fare ancora. È anche importante sapere che in Italia c'è il massimo dell'assistenza, al massimo del livello tecnico e scientifico mondiale, ed è, insomma, il paese, l'unico paese al mondo che io conosca che ha un sistema sanitario nazionale che si occupa completamente dei malati e delle loro famiglie. Quindi c'è un centro di assistenza in ogni regione d'Italia, e poi ci siamo noi che
In questo momento stiamo finanziando probabilmente il progetto sulla terapia genetica, sulla terapia genica, quindi nell'ambito genetico più importante del mondo, ed è completamente italiano, è a Genova ed è insieme all'Istituto Gaslini, insieme all'Istituto Italiano della Tecnologia, due eccellenze mondiali. E noi, con tutti gli sforzi del caso, siamo al quarto step, sono step da 1.500.000 euro, che sono molto importanti. E quindi grazie anche per permettermi di parlare di questo. Matteo, noi ti ringraziamo, io tra poco andrò a fare le premiazioni, però ci sarà delle novità, un messaggio molto importante che ti devo dare proprio avanti, perché è un avvocato, è un messaggio dell'avvocato Gianluca Santilli, che ho un messaggio per voi che ve lo dirò dopo. Molto bene, grazie molto. Grazie a te, Matteo. Ciao. Vado a farlo. Grazie.